i treni. E tu dove vai a ballare? Vieni a ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. Io voglio concludere con una cosa bella. Pensate, quando si parla di crisi tutti dicono insomma avremo un vicolo cieco, può darsi, è molto probabile, però io ho una storia positiva, ve la voglio raccontare, non posso lasciarvi con l'amaro in bocca. Ecco perché stasera voglio parlarvi di una persona che sono 30 anni, quasi 30 anni che fa lo stesso lavoro e non c'è stata mai una volta, pensate, certi ci sono lavori che non tramontano mai, non c'è stata mai una volta nella sua vita che ci sia stato un momento di crisi, tranne forse una volta sola. Ogni giorno Super Mario si guadagna il pane spaccando mattoni con le mani. È un lavoro molto duro, ma oggi il nostro eroe ha terminato il livello prima del previsto. Quale migliore occasione per fare una sorpresa all'amata principessa?
Super Mario decide di passare dal fioraio per comprare un bel mazzo di rose rosse. Fanno 69 euro. Mamma mia! Sistematina il cappello. Respiro profondo e... vai, Mario! Nessuno risponde. Super Mario, dopo vari tentativi, si accorge che la porta è aperta. E così entra in casa silenziosamente e si dirige verso la cameretta della principessa. Purtroppo però, la principessa non è sola. Con lei, in atteggiamenti amorosi, c'è... il mattoncino del Tetris. Dai Mario, non fare quella faccia! Lo sanno tutti che in tempi di crisi bisogna investire sul mattone! Passiamo al livello successivo! Secondo quadro. Allora, dalla prima all'ultima fila, tutti contemporaneamente sulla cassa. Cambiare il mondo, ti sbaglia la grande. Voglio solo darti un'emicrania allucinante, fino a che non salti nel vuoto come uno stammer. Pensavi che sparassi palle? Bravo, io sono il drago di Puzzle Bubble. Come Crash mi piace rompere le scatole, ma rischio le mazzate che nemmeno vado al drago. Sarà per questo che c'è sempre qualche blocco che mi investirete con le approche. Gli porterò le gomme, vai vai, al limite può farmi una vita. Non mi vedrai salvare un solo Lemmy, per stare qui a fare la muffa come Fleming. Non darmi Grammy né premi da star, ma giocati i problemi e premi star. Io voglio passare ad un livello successivo, voglio dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla mia cura di me. Parlo ad un livello successivo, dove dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla mia cura di me. Politica pure quando respiro, mica scrivo musica giocando a chitarrino. Questi argomenti mi fanno sentire vivo, in mezzo a troppi zombie da Resident Evil. Ma che vivo, mi chiudo a riccio più di Sonic, fino a che non perdo l'armatura come a Lost and Goblins. Mi metto a nudo, io non mi nascondo come Snake in Metal Gear Solid. Ho 500 amiche intesi, faccio canzoni, mica catechesi. Prendo soldi con il pugno alzato come Super Mario, non li ho mai spesi per farmi le righe come a Tetris. La scena rap è controversa, tutto come usato da Harry Sopersia. Io non gioco le Olimpiadi con Ami, poi la stazione mi resta. Io voglio passare ad un livello successivo, voglio dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla figura di me. Parlo ad un livello successivo, dovrei dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla figura di me. Sogno di aumentare le armi, perché la terra mi pare talmente maligna che confondo Salentina somiglia